ancora dal Myanmar. Tristi notizie di sanguinosi scontri con perdite di vite umane. Desidero richiamare l'attenzione delle autorità coinvolte perché il dialogo prevalga sulla repressione e l'armonia sulla discordia. Rivolgo anche un appello alla comunità internazionale perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla violenza. Ai giovani di quella amata terra sia concessa la speranza di un futuro dove l'odio e l'ingiustizia lasciano spazio all'incontro e alla riconciliazione. L'auspicio espresso un mese fa, che il cammino verso la democrazia intrapreso negli ultimi anni dal Myanmar possa riprendere attraverso il gesto concreto della liberazione dei diversi leader politici incarcerati.